Amici del canale Malik Patrick, bentornati in questo video. Ci ritroviamo qui dopo una settimana dalla pubblicazione dell'ultimo video, l'omaggio al compianto Sensei Hiroshi Shirai. Vi ringrazio per le tantissime visualizzazioni, tante persone che comunque hanno voluto porgere i loro saluti, i loro omaggi con i commenti al video ovviamente dedicato a Sensei Hiroshi Shirai del Karate Shotokan. È stato un video ovviamente fatto col cuore. Sono contento che comunque ha raggiunto l'interesse di tante persone. Ecco, questo è molto, molto, molto bello. Insomma, ecco, ha portato tante persone ad iscriversi al canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale Malik Patrick, se è la prima volta che venite qui. Ecco, il video di oggi poi è fondamentale, quindi penso che coglierà l'attenzione di tante persone per quello che sto per dire in questo video, perché ho da dire alcune cose importanti se avete visto il titolo. E prima di questo, grazie a tutti gli amici iscritti perché siamo arrivati a 1750, ragazzi. Siamo veramente a un passo non molto grande dalla meta dei 2000, che è una cosa bellissima. Il canale sta crescendo, sta accogliendo interesse da parte di tanti membri della comunità marziale e a me mi fa piacere ovviamente perché comunque è un lavoro che faccio proprio con dedizione, con passione e continuo a farlo senza, nonostante le interruzioni, gli intoppi, comunque i rallentamenti anche di pubblicazioni, perché comunque come sapete ho un altro canale. Però comunque sono molto molto contento. Poi adesso a breve, per tutti gli amici che si sono abbonati, che ringrazio anche loro, finora ci sono due amici abbonati che hanno fatto l'abbonamento al canale e ovviamente saranno caricati anche le video lezioni, quindi mi raccomando, sono molto importanti dove potete imparare la sequenza dei movimenti, le varie tecniche, nello specifico, e sono video dedicati solo agli abbonati, perché sono anche un po' noiosi da ascoltare, diciamo, perché sono lezioni dove vado a spiegare proprio l'esecuzione, della tecnica, secondo ovviamente il mio metodo, per quanto riguarda sia il Wing Chun, per quanto riguarda, lo Xing Yi, alcune cose del Pagua, e Lee Chun, insomma, tutto quello che ho fatto. Quindi, e le armi soprattutto, quindi c'è insomma tanto da poter scoprire nella playlist dedicata agli abbonati. Quindi, ha voglia ragazzi a studiare arti marziali. Poi, ovviamente, la pratica reale è più importante. Io consiglio ovviamente di approcciare magari vedendo i video e soprattutto se già magari praticate, però comunque, anche se non praticate, è sempre un buon inizio per poter capire il sistema e magari cercare di capirne anche i lavori interni, perché mi concentrerò molto sui lavori interni, ok? Quindi nei video degli abbonati ci saranno dette più cose che magari non dico magari nei video pubblici, ok? E ovviamente poi per l'approfondimento più grande conviene sempre fare lezione. Quando ci sarà la possibilità di fare lezione, la organizziamo se mi troverete in qualche seminario. Insomma, se ci sarà la possibilità di incontrarci, ben venga, anche ad un seminario differente. Ecco, io spesso comunque se ci sono possibilità di partecipare io giro, insomma mi fa piacere, dove si fanno arti marziali è un piacere per me. Quindi detto questo, grazie a tutti gli abbonati che hanno veramente supportato con il loro abbonamento il canale. Allora ragazzi, dopo questo giro di ringraziamenti eccetera eccetera, che mi fa piacere, passiamo all'argomento flame del giorno. Perché dico flame? Perché andiamo a parlare di Wing Chun. Ma non parlo di Wing Chun per quanto riguarda qualche cosa di didattico. Parlo di Wing Chun per quello che ho visto nelle ultime settimane sui social. Allora, il mio caro amico Simone mi ha detto: stai attento a fare questo video perché ovviamente potrebbe essere un video dove devi stare attento a quello che dici, eccetera, eccetera. Siccome do retta, ascolto un po' anche il mio amico, però ascolto pure un po' la mia coscienza perché spesso, essendo l'ambiente del Wing Chun, a mio avviso, per quello che ho visto, un ambiente spesso costituito da soggetti e persone sostanzialmente che se la tirano pieni di sé, devo comunque fare sempre due pesi e due misure. Allora, uno youtuber famoso recentemente, se avete seguito ovviamente i social, se seguite ovviamente i canali di arti marziali, è andato a incontrare un famoso maestro di Wing Chun. Non voglio fare nomi, non voglio pubblicizzare nessuno perché ovviamente se no diamo visibilità alle persone. Non ho niente contro questo youtuber, anche se non mi piace solitamente l'atteggiamento con cui si pone, anche perché se lo fai con i maestri di Wing Chun e lo dovresti fare anche con maestri di altri stili che comunque ti hanno invitato anche e al quale hai declinato l'invito, quindi io e questi maestri, questo maestro che è un mio amico, sappiamo di chi stiamo parlando.
Quindi se si fa una cosa per screditare gli stili e poi si viene invitati e ci si va dappertutto, non soltanto nel Wing Chun, ok? O perché magari quella persona ti è più simpatica o vai a naso pensando che uno è più bravo di un altro. No, bisogna comunque conoscere tutte le persone, perché tu non sai mai cosa c'è dietro il lavoro di una persona. Quindi conoscerla è il miglior modo. Mi soffermerò a quanto riguarda comunque l'invito del Wing Chun. È andato a vedere questo maestro di Wing Chun. Ci saranno accordati sicuramente, ragazzi, perché non ve lo devo dire io che ci si accorda per fare queste cose. Uscì un video di pochi secondi che era un'esca per prendere più persone e poi ha fatto il boom. Tantissime visualizzazioni, ragazzi, parliamo di migliaia e migliaia di visual. Ovviamente tanti commenti a seguito di questo video da persone che sono i follower di questo canale, che parla principalmente di sport da combattimento, quindi lui si dedica a quello, si dedica. Non ho niente, nulla contro di questa persona, anzi sono contento che abbia dato voce in capitolo al Wing Chun, no? Andando a intervistare uno dei tanti maestri di Wing Chun, attenzione, non il numero uno, uno dei tanti maestri, perché ce ne sono tanti. Siamo in tanti, dico siamo perché comunque nel mio piccolo non sono un neofita, ok? Non mi piace chiamarmi maestro, però non sono un neofita e non sono nemmeno un principiante su questo settore. Quindi, dal momento che il mio Sifu mi ha riconosciuto e detto: ti ho insegnato tutto, vai e insegna quello che hai imparato da me. Se il tuo Sifu ti dice che sei in grado di insegnare, il tuo maestro te lo dice, in automatico non devo darmi da solo un appellativo, ci penseranno le persone. Che poi a me nemmeno mi piace essere chiamato maestro, sinceramente, anche perché un maestro è una persona che ha la maestria in qualcosa, ma la maestria non significa che è perfezione, significa la continua ricerca della perfezione commettendo degli errori, lavorando su quegli errori per cercare la perfezione, a fare in modo che quell'errore diventa sempre più piccolo. Questo fa il maestro non è colui che è perfetto, perché come diceva Michelangelo, sto ancora imparando. Detto questo, facendo la premessa che cosa significa per il maestro, insomma, andate a trovare questo maestro di Wing Chun. E abbiamo visto due video dove a questo maestro è inamovibile, questo maestro qua non lo sposto, gli ha fatto vedere dei principi, che sono principi interni che tutti quanti noi abbiamo, noi esseri umani. La gente è rimasta estasiata perché prima che si incontrassero, questa persona comunque spesso diceva che il Wing Chun, diciamo, era una cosa un po' da Krav Maghi, ecco. Diciamolo così. Quindi che vuol dire? Veniva preso in giro il sistema, veniva screditato quello che si faceva perché si vedevano questi maestri che facevano sempre le cose con persone collaborative, quindi di conseguenza veniva, diciamo, sostanzialmente deriso lo stile, ok? No? Dice, ma tanto non funziona, funziona solo con coloro che te lo fanno funzionare. E ovviamente gli ha dimostrato che si sbagliava perché effettivamente il maestro Wing Chun ha fatto delle cose corrette, no? Io ho potuto vedere. E ha fatto vedere dei principi interni su cui il sistema effettivamente si basa. Quindi, fondamentalmente, non c'è nulla di negativo nel video che è stato fatto 2 settimane fa, anzi, nei 2 video che sono stati fatti, e della serie di shorts che erano degli spezzoni del video, ovviamente per promuovere il sistema. Il problema non è stato quello. Sono i commenti che sono susseguiti dopo, perché ovviamente va bene promuovere uno stile e questo ne beneficia lo stile, quindi ha detto tutto correttamente, anche se ovviamente poi ci sono anche tante altre cose in più da dire, perché non si può in un'ora, in 2 ore, anzi nemmeno 2 ore, spiegare un principio interno, dato che ci vogliono ovviamente degli anni per poterlo fare. Dico anni perché comunque dipende anche dalla quantità di tempo che si pratica. Può darsi magari uno facendolo tutti i giorni, costantemente, costantemente, magari ci mette anche un po' meno tempo, perché alla fine è un'abitudine interna che uno deve acquisire per quanto riguarda la biomeccanica. Ma io non parlo di biomeccanica perché io, per quanto se mi conoscete e vedete e seguite i miei video, io spesso parlo di bioenergetica, che è lo step superiore alla biomeccanica. Quindi parliamo di alcuni step che il mio maestro chiamava i diversi piani, sia sul piano fisico, il piano spirituale, il piano dell'anima, insomma parliamo di differenti tipologie di step. Sono difficili da comprendere, non è niente di esoterico, perché qui entriamo, diciamo, in quello che è il campo chiamato fisica quantistica, campo energetico. Il campo biomeccanico è un campo a cui possiamo accedere e già accediamo in modo inconscio tutti quanti, perché ce l'abbiamo sostanzialmente nel nostro corpo. Quindi lui non ha detto
tra virgolette qualcosa di errato, ha detto semplicemente come va correttamente utilizzato il corpo in alcune situazioni in cui spesso sì, quel principio del corpo viene sostituito da alcune tecniche che tendono a portare il corpo ad essere rigido. Quindi il messaggio è stato corretto, è stato. E ripeto, ci sono tante cose che ancora in più vanno dette e sicuramente non vedrete mai dette in un unico video perché semplicemente magari non le vogliono dire. Quindi rimarrà un messaggio positivo ovviamente per quanto riguarda il sistema, con delle cose ancora che non sono però state dette. Ecco, questo ci volevo puntualizzare. Perché da messaggio positivo sono d'accordo anch'io, quindi comunque ben venga per quanto riguarda il Wing Chun. L'unica cosa che per la quale ho storto un po' il naso sono stati i commenti della community. Per carità, ognuno può commentare quello che vuole, però da lì a dire lui e l'altro maestro che, con cui lui collabora spesso e fa dei video sono gli unici in Italia. No, attenzione. Non è che esiste soltanto una persona che ha queste conoscenze. Ci sono tante persone che magari hanno meno visibilità oppure gli viene data meno visibilità, che comunque le cose le dicono ugualmente, le fanno lo stesso a lezione e quant'altro. Ecco, io volevo spezzare una lancia per tutte quelle persone diciamo che hanno un po' meno visibilità, dato che io ne ho poca di più e ci so che ci sono tante bravissime persone che non ne hanno affatto. Ad esempio il mio maestro non ha un canale YouTube, il mio Sifu storico non ha un canale YouTube, eppure lui quel lavoro era il lavoro che faceva, il lavoro biomeccanico, agli inizi del suo step. Lui era arrivato a fare un lavoro bioenergetico, ok? Di frequenza, parliamo di un lavoro dove la mente non si entrava più in connessione ad ostacolare i movimenti del corpo, ma il corpo era effettivamente libero. Quando si parla di biomeccanica, siamo allo step di base dove tutte le arti marziali dovrebbero essere, ok? Parliamo di biomeccanica, di struttura del corpo, eccetera, eccetera, quindi non l'utilizzo della forza, poi c'è il pensiero che non subentra, il raggiungimento dello stato della non mente, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose che effettivamente rendono l'arte marziale diversa da un semplice sport da combattimento, non perché uno sia migliore dell'altro, ma semplicemente perché c'è un lavoro che nello sport non viene fatto, perché si dedica specificatamente a fare ovviamente le competizioni, quindi è importante saper competere il più velocemente possibile, quindi si usa molta forza, forza muscolare, resistenza fisica, tanto allenamento, che va benissimo, fa bene ovviamente al corpo, non è che è sbagliato ovviamente, anzi, però a livello strutturale ci si dedica molto molto di meno e quindi è normale che quando vedi persone che lavorano con la struttura dici ma qua è possibile, ci metto tutta la forza, non riesco a spostarlo, è semplicemente perché tu stai usando una forza fisica che viene bloccata, ok, dal movimento stesso, dalla tecnica. E mentre una struttura che è il modo corretto di utilizzare il corpo, quella viene praticamente a battere, va a battere il lavoro estremamente fisico. Quindi, detto questo, io tornando a un riassunto totale di quello che dico, sono d'accordo con tutto quello che è stato fatto e in disaccordo con la non magari presa di posizione. Allora, dal momento che uno si espone e gli vengono fatti anche degli elogi, per me la figura del maestro deve essere io ho sempre avuto con quest'ottica, la figura di una persona comunque umile che rispetta soprattutto anche gli altri insegnanti. Questo è molto importante, perché se non c'è rispetto per gli altri insegnanti, questo che vuol dire riconoscere anche che ci sono altre persone che magari hanno meno visibilità o che magari è un lavoro che comunque si dice fanno in tanti. E quella è una, diciamo, si pecca un po' di presunzione, dove dire meno male, mi hanno dato visibilità, solo io so fare tutto. Perché è facile caricarsi dell'ego dal momento che tutta la massa ti elogia, ok? Ripeto, non è una forma né di invidia né di altro, perché io, ad esempio, personalmente sono sicuro e fiero del mio lavoro, quindi so quello che faccio, è soltanto una presa di posizione per dire ragazzi, attenzione a tutti i commenti della community. Non è che c'è che lui è soltanto il numero uno o dal momento che è uscito fuori su YouTube perché uno YouTuber famoso gli ha dato visibilità. Attenzione, sarebbe allora corretto che lo YouTuber famoso cominciasse ad andare ad intervistare, a trovare tanti maestri nascosti, magari sono sconosciuti, non vogliono semplicemente magari la visibilità perché vivono semplicemente nel loro dojo, nel loro con,
conoscere quello che fanno e scoprono, possono scoprire che i lavori non è una cosa così sorprendente. Infatti io l'ho un po' rinominato far vedere, vendere l'acqua calda, cioè sostanzialmente per chi conosce il lavoro non è nulla di eccezionale. Rimangono affascinate le persone che non conoscono effettivamente la biomeccanica, e ce ne sono tante, ragazzi, o la bioenergetica, e ovviamente dicono: ah, ok, meno male, per anni non abbiamo visto questa cosa. Uno, la colpa è dell'ambiente del Wing Chun, non quello ovviamente, non direttamente dell'insegnante che ha fatto il video, ma dell'ambiente che è venuto tanto tanto tempo fa, che ha portato il Wing Chun. Prima ancora che magari tutti questi insegnanti, che comunque pensa poco possono avere magari 10, 8, 8, 10 anni più di me, ancora diventassero insegnanti. Ok? Quindi il Wing Chun fu portato in una maniera tale e con prepotenza verso nei riguardi degli arti stili, come dire: questo è lo stile più forte di tutti, è il migliore di tutti. Un po' perché la figura di Bruce Lee l'aveva lanciato, e sappiamo che effettivamente Bruce Lee ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda le arti marziali, ma come tutti gli esseri umani aveva pregi e difetti. Il difetto era quello comunque di essere una persona molto eccentrica, per carità di Dio, lo devo riconoscere. Quindi di conseguenza tutti quelli che facevano Wing Chun, diciamo, sono un po' stati caricati anche dai sifoni, i Qigong, quelli che l'hanno portato all'epoca, negli anni 70, che andavano fondamentalmente in giro nelle scuole e mandavano gli allievi a picchiare sostanzialmente nelle scuole. Questo non è che lo devo dire io, ma è un dato di fatto, e lo sanno tutti quanti, lo sanno, insomma, non è che lo so soltanto io, senza che ci giro intorno. Sono fatti accaduti, sono, ok? Adesso non vi sto a dire quali accaduti, perché sennò andrei a creare una polemica con tutti i settori di Wing Chun. Non voglio creare nessuna polemica, però è quello, è un dato di fatto, anche perché tante cose me le aveva raccontate il mio maestro, dato che lui nell'89 iniziò a praticare Wing Chun, 88-89, quindi l'ambiente era quello, insomma, era agli inizi proprio, no? Nel pieno, agli inizi e nel pieno, qui in Italia. Quindi me le ha raccontate le cose, ha conosciuto le persone che erano fondamentalmente picchiatori, principalmente, ok? Che per far primeggiare il proprio sistema andavano a sopraffare gli altri con, diciamo, un po' con la violenza, ecco, diciamo così. Ora, il Wing Chun si è fatto una brutta nomina per questo, e dal momento che tutti quanti all'epoca ci fu il boom: ah, questo è il sistema migliore perché funziona, eccetera, eccetera, si sono ben veduti da insegnare le cose. Era soltanto un lavoro, magari tecnico, eccetera, eccetera, ma non centrato sulla biomeccanica. Nessuno la spiegava mai. Ok? E poi, dalla parte, per quanto riguarda qui, i cinesi, perché è uno stile che proviene dalla Cina, tendono sostanzialmente, non perché abbia un concorso contro di loro, ma a non dire le cose, ok? A tenersele per loro, perché è una loro dinamica, purtroppo, culturale, cercare di trasmettere le cose soltanto ai membri della famiglia, e a volte nemmeno a quelli, perché i sistemi di Kung Fu venivano insegnati a livello familiare, perché si pensava che il segreto marziale venisse rubato e quant'altro. Cioè, c'era questa tendenza a nascondere le cose fino a un tot di tempo fa, e non è che vi sto dicendo qualche cosa di nuovo, sono cose che già sapete. Ecco, tutte queste dinamiche hanno portato le persone a non capire che cosa fosse realmente Wing Chun, e oggi, e un periodo che ha fatto il boom, funzionava, poi sono cominciati a uscire i vari sistemi israeliani, Krav Maga, sport a combattimento, MMA, che hanno ovviamente sopraffatto l'arte marziale tradizionale, perché veniva insegnata in modo sbagliato, non con i principi ma con le tecniche, che ovviamente non poteva competere con degli stili che prevedono il contatto pieno, diretto, dove si usa la biomeccanica anche in maniera inconscia. Ovviamente forza, il Wing Chun non si basa su utilizzare la forza contro forza, quindi andare a competere con un pugile, con un lottatore di un qualsiasi altro stile, è normale che ha uno svantaggio immane, perché Wing Chun nasce per non competere proprio, ok? Questo è il concetto, per non utilizzare la forza. Per non utilizzare la forza, e quindi generare una forza maggiore, devi utilizzare una struttura. Il problema è che questa struttura non veniva detta, o venivano fatti fare appositamente dei lavori, a volte sbagliati, che sono stati trasmessi nel corso del tempo, facendo credere che quello funzionava. È normale, se uno è collaborativo, quando ti metti a faccisa, tutto è bello, ok? Era una dinamica che abbiamo passato tutti. Ecco,
Io spesso, come dice quell'insegnante giustamente, mi faccio mettere anch'io in difficoltà dai miei allievi, perché mi piace fargli capire che cosa può fare un corpo e una mente libera nel momento dell'esecuzione di un movimento, che poi magari non è nemmeno pensato effettivamente, ok? Però il maestro lì nel video ha detto tante cose, ma ne mancano tante altre. Non è perché non forse non l'ha, o non l'ha voluto dire, o magari se l'ha tenuto per sé. Ci sta, ok? Perché se dovessi parlare di tante cose che mancano, la bioenergetica... C'è tutto un lavoro legato allo Zenzuan, c'è un lavoro legato alla colonna vertebrale, c'è un lavoro legato alla lotta armata. Ragazzi, se ho fatto Kenshuto Kenryu, ci sarà un motivo, ok? Perché quando dico che le armi hanno la massima importanza, seguendo il precetto che Musashi diceva, c'è una motivazione, cioè, ok? Me lo tengo anche io per me, non dico tutto, perché per evitare che poi la gente effettivamente possa scopiazzare. Non per paura, però... ci sono cose che è bene che abbiano un'esclusiva, ok? Però io vorrei puntualizzare sul fatto che alla community non esaltate e non fate diventare dei le persone che sono persone che fanno delle cose che anche tante altre persone fanno, ma magari non le conoscete, perché da qui a dire che lui è il numero uno e tutto il resto è mondezza, no, attenzione, buono. Quello che avete visto nella facciata di mercato, di vendita, non era altro che una vetrina di quello che vi è stato proposto. Le cose vere non venivano mai dette, o se venivano dette, venivano dette soltanto ai gradi molto extra fedeli proprio al maestro, che erano ormai già stati le prime diciamo generazioni, e tante volte manco loro le cose le sanno, e gli altri non sapevano niente. Ecco, questo è come nasce il sistema di Wing Chun, ok? Non perché Wing Chun è brutto, ma è stato reso l'ambiente brutto. Perché Wing Chun come sistema effettivamente poi è un sistema molto semplice. Io anzi l'ho voluto integrare con tanti sistemi di arti marziali che vengono da molto prima, perché anche Wing Chun nasce dalla fusione di tante cose e non dalla donna, ok? Come viene detto anche erroneamente. Quello è stato un unico errore, ad esempio, nel video, perché comunque il video è tutto fatto corretto. Era un unico errore è stato quello di dire no, perché la Wing Chun l'ha inventata la donna. No, non l'ha inventata una donna, attenzione, questa è un'errata. Come posso dire, leggenda che viene tramandata tanto per vendere il sistema, per dire che può essere adatto a tutti. Non funziona così, ma non perché ho qualcosa contro le donne, perché storicamente non è stato così, non c'è mai stata una monaca Nukumui, se non un personaggio in un romanzo che si chiamava Everlasting, e che è una fonte storica che certifica che effettivamente questo personaggio, che era addirittura un personaggio governativo dell'impero Qing, nemmeno dell'impero dei Ming, che erano quelli che erano stati cacciati al periodo dell'invasione da parte della Manciuria. E quindi ti fa capire che quel personaggio era stato preso, un personaggio, c'è stata fatta una caricatura su quel personaggio e reso un personaggio, una sorta di fenomeno da baraccone. È come se io devo fare propaganda di un partito opposto, prendo quel personaggio, lo ridicolizzo e lo creo e faccio e mi invento una cosa che non esiste. Cioè, paradossalmente è come se dicessi che Berlusconi era comunista. Ecco, è stata fatta così sostanzialmente, anche perché non c'è una fonte storica dell'esistenza di un tempio Shaolin del Sud. L'hanno creato recentemente, ma è soltanto una cosa turistica. L'unico tempio Shaolin è quello del nord, dell'Henan, e non è mai stato distrutto, tra virgolette. Ecco, questo è per puntualizzare la cosa. Quindi Wing Chun nasce già da una, diciamo, propaganda falsa da parte di Grandmaster Ip Man. Quindi già da quella fonte di informazione si può un po' capire come il sistema nasce. È vero, all'epoca nacque così e fu detta questa cosa un po' per promuoverlo, perché all'epoca a Hong Kong c'erano tante scuole di arti marziali e farsi spazio era come fare un po' a gomitate per far dire guarda, ci sto anche io, ci sto. Allora, quale cosa migliore dire l'arte marziale che l'ha inventata una donna? Si prendeva scalpore perché non era mai esistito un sistema che fosse stato inventato da una donna. E questo è stato un po' una trovata, diciamo, di marketing dell'epoca da Grandmaster Ip Man. Ecco, quindi questa è l'unica fonte di errore che poi c'è stata. Poi tutto il lavoro biomeccanico sulle gambe e quant'altro, che è molto marginale, cioè diciamo è un discorso molto marginale, perché ripeto, in meno di due ore di video non si può descrivere tutto il lavoro biomeccanico che dovrebbe fare il corpo. Rimaniamo sempre sul vago e sul generico. Quindi che cosa si è visto? Si è visto che il maestro non viene spostato, quello là spingeva, dice oddio questo è inamovibile, è il maestro numero uno. Attenzione ragazzi, ma chi ha detto... E ha detto correttamente tutto quanto, ma ha detto una piccola percentuale di tutto quello che comprende il lavoro interno, che non fa parte, attenzione, soltanto del Wing Chun, fa parte delle Neijia, perché se praticate
Singhi, Pahua, Tai Chi o Yichuan, e anche Yichuan, diciamo tutte le energie, perché comunque chi fa energia pratica tutti e tre, capirete che tutti i sistemi basano il loro principio su questa tipologia di lavoro, e praticando questi stili io posso assicurare che il mio Wing Chun che faccio è migliorato, perché il Wing Chun nasce anche in una maniera sporca, dato che nasce ovviamente in un miscuglio nelle strade, dalle società segrete e quant'altro. Non nasce come una cosa, nasce con alcune cose, concetti presi da alcuni stili, magari anche sporcati, capito? Non è pulito alla fonte. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Poi, che resta un sistema interessante, perché basa il suo lavoro sulla sensibilità, sulla modalità di come si percepisce l'arte marziale, è vero, non è uno stile dove devi far fonte sulle tue tecniche. Le tecniche nel Twitch paradossalmente non esistono. Non fa altro che insegnare, tramite le proprie forme, a correggere i principi del tuo corpo. Infatti si basa sui principi, così come si basa lo Xing Yi, su dei principi, così come il Pagua si basa sui principi, così come il Tai Chi si dovrebbe basare sui principi e non sulla tecnica, su come imparare a strutturare e gestire il proprio corpo e successivamente la propria energia tramite una struttura corretta. Allora in quel caso è una corretta forma di arte marziale. Che poi, parliamoci chiaro e diciamoci la verità, tutte le arti marziali dovrebbero mirare a questo. Non è altro che una forma di stato mentale applicata in un corpo che è strutturato bene e quindi di conseguenza libero. Detto questo, interrompo questo video, finisco qua, perché non diventa un polpettone, insomma, no? Però era per far capire che da parte del sottoscritto, ad esempio, non c'è nessuna forma di invidia, tanto per puntualizzare, perché io continuo col mio canale, faccio i miei video, sono contento, oggi parlo di questo, domani parlo di un'altra cosa, le persone apprezzano. Però voglio far aprire un po' gli occhi alla comunità di persone che spesso tendono a divinizzare le persone che, quando vedono qualcosa che purtroppo non per colpa loro, attenzione, non è stata mai fatta vedere, no? Io ripeto, la colpa, faccio sempre un mea culpa da parte del Wing Chun, no? Chiedo scusa da parte del Wing Chun se è stato poco chiaro nel corso di tanti decenni a non dire le cose che in realtà andavano sostanzialmente dette, perché le persone vengono per imparare, quindi quando vengono per imparare non è che vengono per imparare un 10%, vengono per imparare il sistema, quindi è compito dei maestri, perché è anche proprio un loro dovere, insegnare tutto, perché altrimenti non siamo maestri di arti marziali, ma siamo quelli che Musashi chiamava i mercanti delle arti marziali, no? E lui diceva era la prostituzione dell'Eiro, la via della strategia, ovvero l'arte della spada, le arti marziali, non faccio altro che mercantizzare un qualche cosa che in realtà dovrebbe essere insegnato nella maniera più pura, ok? Perché le persone che verranno dopo di noi, se noi non gli insegniamo le cose o gli insegniamo parzialmente, rimarranno persone che il sistema rischia di morire, ok ragazzi? Cioè, questo è il problema. Poi ci sono magari persone che recepiscono più velocemente il lavoro, alcune che ci mettono più tempo. Un lavoro interno, ragazzi, è un lavoro sulla mente, è un lavoro sullo status mentale, su come affrontare le difficoltà in maniera rilassata, su come nel caos trovare la serenità. È tutto questo lavoro occorre che viene fatto di pari passo con uno stato anche filosofico della propria vita, come bisogna viverla proprio, ok? Bisogna viverla in una maniera filosofica differente da chi ovviamente si fa prendere sempre dai problemi. Ecco, sono contento che il messaggio sia stato lanciato, quindi comunque ottimo, lo faccio sempre con congratulazioni a chi l'ha lanciato, però storco un po' il naso, perché comunque ho saputo alcune informazioni che una persona che viene a praticare con me, che comunque cercano questi maestri, e la maggior parte delle volte chiedono un sacco di soldi. Per carità, tutti dobbiamo lavorare, tutti quanti fa parte, è giusto valorizzare anche il sistema, però principalmente quando quello che faccio io, quando una persona viene da me, chiedo per quale motivo vuole praticare, faccio la domanda proprio, perché cosa ti affascina di quello che vuoi fare, quali sono i tuoi obiettivi? Non chiedo prima i soldi, poi il bonifico e poi viene a praticare, assolutamente. Non mi permetterei mai di fare una cosa simile. Non mi piace proprio, perché vuol dire che una persona che fa così è ovviamente interessata soltanto all'aspetto monetario. Anche perché se fosse interessata all'aspetto monetario, tante cose
non le avrei fatte vedere, cioè non mi piace, insomma sono passato da degli errori che ho commesso in passato, chi mi ascolta lo sa, a non volerli commettere più, non svaluto il mio sistema, e a volte ho detto anche di no a persone che venivano a fare lezioni da me, nonostante ti portavano i soldi, dico no, perché magari sei una persona che vedo che può essere potenzialmente una persona tossica, o devi ancora inquadrarti bene in quel momento della tua vita, non ti insegno, cioè ok, quindi il maestro ha anche la capacità di dire no, uno che dice sì a tutto perché so solo, vede solo soldi nelle persone, è una persona che vede i soldi, e questo purtroppo viene recepito, è stato recepito nel corso del tempo, tanto è vero che tante persone che praticavano, che hanno praticato nei vari ambienti del Wing Chun, mi è stato anche detto da una persona che conosco, mi sono sentito trattato come una banconota, e purtroppo è questa la verità, ragazzi, che salta fuori, perché ora che magari è stato lanciato un messaggio positivo va benissimo, se da quel messaggio positivo non viene tratto un insegnamento dove dico ok, promuoviamo il Wing Chun per quello che è, nella maniera corretta, ma non fa altro che alzare l'hype di quella persona, quella persona comincia a chiedere soldi, magari può farlo, perché magari può, come uno non può farlo, quella è una scelta personale, ognuno fa come gli pare, non cambierà mai niente, rimarrà comunque sempre un ambiente potenzialmente nocivo. Per questo, comunque, nonostante tutto, io mi sono allontanato, non che non lo pratichi più, lo pratico Wing Chun, ma non faccio parte del settore, dell'ambiente che, o della community del Wing Chun. Cioè, quando mi dicono, ah, ma Malik Patrick, tu che cosa insegni? Ma io insegno Neijia. Il mio Wing Chun è un Wing Chun Neijia, un Wing Chun interno. Chiamiamolo Wing Chun Chi, l'ho chiamato così perché ho dovuto un nome, Ken Shudo Kagyu. Cioè, tramite Wing Chun utilizzo e spiego come arrivare alla struttura del corpo unendola allo Xingyi, al Pagua, allo Yichuan e a quello che ho fatto di interno e soprattutto con le armi. Poi ovviamente sono un ricercatore e mi piace praticare anche tante altre cose, poi lo scoprirete mano a mano andando avanti nel canale, quindi mi raccomando iscrivetevi perché il video finisce qua, abbonatevi se vi fa piacere, potete imparare qualche cosa, ci saranno tanti contenuti riservati agli abbonati, è un grande supporto del canale, quindi miglioreremo i video, attrezzature, tutto il resto, e l'iscrizione comunque è gratuita, fatela perché il canale cresce e arriviamo subito oltre la soglia dei 2000. È un grande obiettivo, ragazzi, guarda, ci credo, ci conto tanto perché ho in mente tanti progetti per questo canale, tanti amici comunque mi appoggiano, vi appoggio tanti amici, mi raccomando iscrivetevi ai canali, soprattutto in evidenza sotto che ho messo il canale Malik Patrick, che sono canali fratelli proprio, che comunque vi consiglio vivamente di seguire, e detto questo ci vediamo al prossimo video, spero di non aver offeso nessuno ovviamente, è soltanto un mio pensiero perché comunque sono anch'io libero di esprimere un'opinione dal momento che sono uno che insegna questa disciplina, e un appello a tutti coloro che vanno a commentare, che seguono questi canali che sono enormi, sono ragazzi, non cioè va bene seguirli, è ottimo il messaggio, ma ci sono tante cose che non è che avete sentito, visto tutto di quello che vi fanno vedere, avete visto una piccola parte buona che fortunatamente non è mai stata fatta vedere, però una piccola parte, c'è tanto altro ragazzi, e quindi non dite quello è il numero uno o quell'altro è il numero uno, non ci sono altri maestri all'infuori di te, assolutamente è sbagliato, questo vuol dire divinizzare una persona e non far altro che a creare magari l'ennesimo Bruce Lee e l'ennesima leggenda, che per carità, per quanto uno può amare queste persone che comunque fanno del bene e divulgano, dal momento che divulgano va bene, ma dal momento che diventano leggende, la leggenda si costruisce sempre su una parvenza di finzione, non è che la leggenda è tutta realtà, cioè ok, è importante per il messaggio, però attenzione a non divinizzarle, cioè tutti sono esseri umani, ognuno ha i suoi difetti e non tutti dicono le stesse cose, o tutto dicono, ok? L'onestà è una cosa che è per pochi, e purtroppo devo dire, l'onestà a volte non paga, perché se tu dici tante cose paradossalmente fai meno seguito di chi ne dice troppo poco. Questo è un dato di fatto, ragazzi, purtroppo non è che posso dire il contrario, perché per mia esperienza personale è stato così, quindi date credito effettivamente quando vedete una persona che comunque le cose ve le dice e cerca di farvi capire, non perché vuole mettere astio, ma vuole aprirvi gli occhi, che è diverso. Se una persona vuole aprire gli occhi, a volte aprire gli occhi fa male, ma no, allora uno deve dire le cose che spesso anche non vuole sentir dire, però mettere da parte l'ego e cercare di capire quello che uno, la persona ci sta dicendo, anche se magari in quel momento non ci piace, ma se è la verità prendiamola, facciamola nostra e facciamo in modo che serva a divulgare effettivamente la cultura marziale,
quindi un po' nessuno vuole fare la guerra a nessuno, vogliamo solo far modo che le arti marziali si puliscano un po' dal tanto marcio che purtroppo nel corso degli ultimi decenni sono state contornate. Cari amici, iscrivetevi al canale, mi raccomando, il video finisce qua, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale Malik Patrick. Parleremo di un altro argomento molto molto interessante, quindi perché non iscrivervi? Commento tattico e like per la fiducia, perché è molto molto importante smuovere l'algoritmo che ci penalizza, e ci ritroviamo sempre qui tra una settimana.